Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete oggi torniamo su un altro titolo, Retro Gaming. Andiamo avanti con il nostro percorso parlando di Crash Bandicoot. Partiamo dall'1, ovviamente porterò anche gli altri titoli che sono il 2 e il 3, il CTR e poi Crash Bash, un passo alla volta, non subito, ovviamente faremo step by step. Ragazzi, io direi subito di cominciare, visto che ci siamo guardati bene l'intro. Partiamo con lo start, purtroppo non ho la versione in italiano, però va bene uguale, ce la faremo andare benissimo. Partiamo con Insanity Beach, ovviamente sapete anche che c'è stato un remastered per quanto riguarda comunque questo tipologia di gioco. E niente, ragazzi, cominciamo, insomma. Il gameplay si vede un pochino quanto è macchinoso, però obiettivamente stiamo parlando del 1996, credo, però è sempre bello poterlo rigiocare perché ha il suo fascino, ovviamente essendo un titolo retro gaming, sicuramente non possiamo che goderci appieno questo tipo di titolo. Aveva tantissime pecche, ovviamente non sto sicuramente parlando per quanto riguarda comunque la qualità del titolo, che di per sé proponeva questo tipo di gioco innovativo che poteva essere Crash Bandicoot, però aveva tantissimi difetti, nel senso, come vi stavo dicendo prima, perché il salvataggio era abbastanza randomico, nel senso che se si perdeva la vita, tutto quello che si guadagnava prima, cioè le scatole, per dire, che sono importanti per le gemme, andavano perse. Quindi si riusciva a fare praticamente un percorso lineare, senza perdere neanche una volta, ti portava a casa la gemma. Se invece perdevi anche soltanto una volta, era finita per tutti. Quindi, dopo il checkpoint, se dovessimo perdere, noi partiremo sì da qui, però tutte le scatole recuperate in precedenza andrebbero perse. Comunque, facciamoci questa bellissima prima cosa, che è la maschera. Dove siamo praticamente invulnerabili. Allora, io di solito facevo così, amici miei, andavo di qua. Poi, ecco. One eternity later. Eccoci qua, riproviamo. Il problema di questo Crash, ragazzi, è che era veramente legnosissimo. Vedete, cioè, devo stare attento, vediamo se che fare una combo perfetta. Olè, mamma mia, al pelo, ragazzi, al pelo. Poi tecnicamente con sta roba abbiamo preso la gemma, però vediamo, se non mi ricordo male. Il problema è che a volte potevi prenderla, ahia, qualora non morissi. Facessi ovviamente la combo perfetta, ma non morissi neanche una volta, perché magari le scatole le potevi prendere tutte, però ti diceva: hai preso tutte le scatole, ma sei morto. E quindi si finiva per non prendere la gemma, mi dava particolarmente fastidio. Si capiva se fa così. Quindi qua siamo morti e non ci dà la gemma. Mannaggia la miseria. Andiamo a Jungle Rollers. Anche questo è un altro bel titolo. Ragazzi, arriveremo a Papu Papu, il primo boss. E poi, come al solito, ci fermeremo. Comunque, anche questo titolo nostalgia, ripeto, per quelli che comunque hanno vissuto tanti titoli della PlayStation 1 e non possono fare a meno comunque di emozionarsi vedendo questo titolo che comunque ha anche qua segnato una generazione intera. Io per Crash praticamente mi facevo delle run continue nonostante finissi il gioco, perché ero proprio preso bene dal gameplay. Era un gameplay particolare, innovativo, diverso. E qui, ragazzi, con l'immagine, presumo della mamma, perché comunque non ho mai capito se fosse la mamma o no di Crash, o la fidanzata, insomma, non ne ho idea. Penso che la fidanzata a quel punto qua. Questa cosa non l'ho mai capita. Quindi mi divertivo tantissimo a farmi le run, perché era proprio il gameplay bellissimo che aveva sto gioco. Porteremo anche altri titoli importanti preparati per il prossimo titolo, perché ragazzi sarà stupendo, veramente stupendo come titolo che arriverà verso sabato. Verso sabato dovrebbe uscire una seconda puntata settimanale. Ok, intanto siamo a 9 vite. Non ve l'ho detto poi comunque perché ho tagliato, ragazzi. Qua adesso andiamo a farci il nostro bonus.
prima per recuperare tutte quelle scatole, ci ho perso un sacco di tempo perché continuavo a perdere, visto che questo crash purtroppo, come vedete anche comunque voi dal gameplay, è molto molto legnoso. Dal 2 e il 3 sono cambiate tante dinamiche su Crash Bandicoot, eh? Il 2 è diventato molto più rapido, ovviamente si va migliorando, si va migliorando. Tra l'altro non l'ho cagata la mamma, fantastico. Andiamo. Ok. Ah! Wow. Andiamo spediti. E qua arriviamo. Vedete, qua abbiamo fatto questa roba qua, però non abbiamo preso tutte le scatole, visto che ci vuole la gemma verde. Adesso ci arrivano in testa. Mancavano tre scatole e potevamo portarci a casa la gemma. Peccato, peccato. Eccoci qua un altro quadro bello. Bello tosto, eh. Bello tosto, soprattutto molto 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 lungo. Però presumo che questo qua ve lo taglio, ragazzi, perché altrimenti viene fuori una roba 14 metri. Una roba troppo lunga. Voglio arrivare assolutamente a Papu Papu. Nessuno, siamo praticamente invincibili. Questo è proprio mezzo tutorial, che poi tutorial non è, perché sto gioco è veramente difficile anche da giocare. Nonostante, ripeto, ho fatto anni a giocarci a sto game, eh. Adesso dobbiamo andare. Eccoci qua a farci il nostro bonus. Eccoci qui. La distanza fra le scatole era minima. Ho sbagliato probabilmente, può essere. No, non ho sbagliato. Mi ricordo che c'era la possibilità, tra l'altro, attenzione qui, perché se si muore è finita. Ok. Qua neanche dovevo prendere. Attenzione, che ce ne stavamo per andare giù male. Ok. Andiamo avanti. Come vedete qui purtroppo non possiamo prenderci l'altra parte di quadro che rimane, perché ci vuole, ripeto, gemme colorate ci vogliono, di solito ci sono quelle grigie e poi ci sono quelle colorate. Quelle grigie serviranno più che altro per l'ultimo quadro, chi conosce questo gioco lo sa, mentre le altre servono per completare i quadri, per farti prendere tutte le scatole e per farti prendere le gemme, quelle lì grigie. Questo è un quadro molto 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 bello. Tra l'altro, chi è amante dei giochi Naughty Dog e comunque di Uncharted in particolare, sa che nell'ultimo episodio, perché io reputo La fine di un ladro il 4 l'ultimo episodio di Uncharted, ragazzi, questo è stato un quadro che ha giocato praticamente Nathan Drake, e in qualche modo ha dato il via anche come pubblicità al Crash Bandicoot, che è l'Ensane Trilogy, che è stata poi messa fuori qualche tempo dopo. Tanta roba. Attenzione qui. Me la cavavo molto bene con questo quadro, eh. Me la cavavo molto molto bene con questo quadro. Mi piaceva tantissimo. Forse poi, tra l'altro, è l'unico momento nella quale Crash sembra essere più reattivo rispetto a quando magari faccio quadri normali, dove lo controllo. Attenzione, ho perso una scatola maledetta. Niente. Io non devo mai parlare. Sta arrivando la palla, attenzione. Qua ci schiaccia male. Ci schiaccia male. Ho perso una scatola, ragazzi, purtroppo. Niente, è andata così tanto. Comunque è una dimostrazione, va bene uguale. Una. Mannaggia. Quella roba lì, di solito io non perdo mai le scatole così. Upstream. Vediamo quest'altro quadro e poi ci siamo. Siamo quasi arrivati a Papu Papu. Qua adesso abbiamo la possibilità di prendere un'altra maschera. Ok, andiamo. Solo che adesso è iper veloce. E con questo quadro non va bene, ragazzi. Non va bene. Mamma mia. Andiamo spediti.
Tanto cercare di fare le cose fatte bene non mi verranno. Ripeto, già mi dà fastidio vedere le gemme che non riesco a prendere, quindi. Oh merda, vedete. E frega sempre sta roba qua. Quello invece in 4 secondi, mi ricordo. Come vedete, qua avete tante cose che si possono completare, lo si fa col tempo, dedicandogli del tempo. Io su Crash, attenzione, ci stavo veramente le giornate, non sto scherzando, proprio le giornate su Crash Bandicoot, sia 1, 2, 3. Il 2, per chi se lo chiedesse poi, per chi me lo chiedesse poi, è il mio titolo preferito, il Crash Bandicoot 2. Attenzione che ci andiamo giù, ma maledettamente giù. Niente, quel bonus qua è finito, non possiamo più completarlo, ragazzi, purtroppo, così succede. E questo è un altro limite secondo me di Crash, che poi tutto quello che aveva di difetti questo gioco, dal 2 in poi non c'è stato più. È stato un susseguirsi di miglioramenti fino al 4. Quando poi il 5, il Bash è finito sotto un'altra software house, poi Crash Bandicoot inevitabilmente ha perso interesse. Qualitativamente comunque ha perso molto nel tempo dopo CTR, dopo CTR. Eccoci qua, arrivati a Papu Papu, ultimo quadro per noi per questo episodio. Ripeto, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate riguardo questi episodi, se vi piacciono, se li vorreste anche in live. Comunque sarebbe, attenzione, sarebbe bellissimo poter giocare in live insieme a voi, più che altro perché io sono una, ripeto, sono un amante di questo gioco e di questi giochi retro gaming e che devo dirvi? Eccoci qua. Tra l'altro abbiamo perso anche la maschera perché ci è caduto addosso, però il quadro l'abbiamo passato. Allora, ragazzi, io direi che dopo questi 4 quadri, 5 quadri fatti e il boss come Papo Papo, possiamo salutarci. Prima di chiudere il video, ovviamente vi chiedo, qualora non l'aveste ancora fatto, di iscrivervi al canale, perché è una cosa molto molto importante. In maniera totalmente gratuita supportate il canale, e qualora il video vi fosse piaciuto lasciate un bel like per supportarmi e per far girare comunque il contenuto. Ragazzi, io penso di aver tutto quanto, ci vediamo sabato per un altro titolo retro gaming molto molto bello. Ragazzi, vi dico la verità, già l'ho editato, ecco perché vi sto dicendo che è molto bello, quindi aspettatevi un titolone sabato, ok? Io vi auguro una buona giornata, amici miei, e come sempre, buon game a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao!